Buon pomeriggio a Paolo Renzetti, che ritrovo con particolare piacere, così come do il buon pomeriggio a Vanni Di Bartolomeo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Grazie Jacopo, un saluto ai nostri telespettatori. Giovanni Di Bartolomeo, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, il più numeroso della nostra regione con oltre 1700 associati. Avvocato, allora, diceva Jacopo Forcella da studio, come si cerca di ripartire dopo due mesi? Sì, i mesi di sospensione sono stati appunto due, nei quali poco e nulla è stato possibile fare. La nostra fase 2 avrà inizio il 12 maggio, è programmata tra il 12 maggio e il 31 luglio e vedrà una ripresa parziale, graduale, delle attività nel settore civile e nel settore penale. Nel settore civile si dovrà ricorrere a nuovi strumenti. Accanto all'udienza tradizionale, quella in presenza che ormai sarà riservata a casi non tanto frequenti o non frequenti come in precedenza, ci saranno l'udienza in videoconferenza e l'udienza scritta. Nel settore penale invece sarà possibile l'udienza in videoconferenza a certe condizioni e in certi processi, e per il resto si proseguirà con l'udienza tradizionale. Ma le esigenze di sicurezza e di preservare il diritto alla salute di tutti consentiranno appunto una ripresa graduale e parziale, come ho detto. Avvocato, mi perdoni, provo a fare una considerazione ovviamente totalmente da profano. Pensa che questa emergenza poi su alcuni aspetti dei vari procedimenti, magari in quello penale un po' di meno, ma in quello civile magari di più, anche sugli adempimenti degli avvocati, possa portare un nuovo modo di interpretare la professione forense? Ma immagino che sarà così. Questo è un momento di svolta anche culturale che interessa il modo di essere avvocati e che porterà conseguenze probabilmente anche in futuro. L'udienza, gli adempimenti del processo telematico ormai appartengono agli ultimi 10 anni di esperienza ed anzi sono il motivo per cui riusciremo a fare diversa attività, proprio perché esisteva la base di un processo telematico, sempre parliamo della giustizia civile. A questo si aggiungerà probabilmente l'udienza in videoconferenza, che quindi sarà un salto culturale, come dicevo. Fermo restando però che i nuovi strumenti vanno utilizzati e ben vengano, ma in molti casi la presenza fisica in udienza è quasi irrinunciabile, quindi ci rinunciamo ora, ma con la speranza di non rinunciarvi in futuro e per sempre. Le chiedo, a proposito di adempimenti telematici, certamente è una strada che era già stata tracciata anni fa. Questa emergenza ha un po' accelerato il tutto. Prima dell'emergenza, oggettivamente, in quanti poi in realtà avevano introiettato questi adempimenti telematici? Li avevano già fatti propri, li utilizzavano con regolarità? Per intenderci, c'era già una consapevolezza telematica all'interno dell'Ordine degli Avvocati? Oppure diciamo che adesso obtorto collo gli strumenti c'erano e obtorto collo ci si è dovuti adeguare? Ma direi che sempre nel processo civile oramai il salto culturale era stato compiuto anche dai meno giovani, perché era d'obbligo il deposito degli atti del processo civile in modalità telematica, non l'udienza, mi riferisco al deposito appunto degli atti, degli scritti difensivi e quant'altro. Quindi diciamo che questa che si verifica oggi è in continuità, è una situazione in continuità con quanto già c'era. Ma gli avvocati hanno reagito discretamente bene a queste novità, ripeto, negli anni scorsi, pure quando non attrezzatissimi
tuttavia si sono adeguati e si adegueranno anche a quello che riserverà il futuro, io ne sono certo. Paolo. Avvocato, questa paralisi, perché così è stato per questi due mesi, che cosa ha comportato e che cosa comporterà per il futuro? Perché l'Italia è un paese dove si dice che la giustizia viaggia a velocità ridotta, questa sosta forzata di due mesi potrebbe peggiorare il trend? Sicuramente lo peggiorerà, perché come ho detto ai due mesi di stasi si aggiungerà un periodo che per ora possiamo indicare in quello che va dal 12 maggio al 31 luglio, ma che non sappiamo realmente se poi dovrà essere prolungato, un periodo, dicevo, nel quale l'attività sarà limitata, molto limitata, per quanto è la massima possibile contemperando le esigenze di tutti, tuttavia è limitata e avrà degli effetti sulla durata dei processi, sarà inevitabile. I processi non erano affatto veloci, lo saranno un po' meno. Si parla e si pensa anche ai giovani avvocati, quelli che hanno iniziato da poco questa professione, quegli avvocati che con grande fatica, con grande sacrificio si stanno facendo strada, e a tal proposito anche gli avvocati hanno beneficiato di questi 600 euro, di questi famosi 600 euro che sono stati assegnati ai lavoratori autonomi, dunque anche agli avvocati. Però i problemi restano, perché ci sono tanti avvocati che hanno difficoltà di Bartolomeo ad arrivare a fine mese. Sì, esistono tantissimi avvocati giovani tra tutti quelli che lei ha ricordato essere iscritti al nostro ordine, che sono più di 1700. Tantissimi sono giovani e quindi sono quelli più colpiti da una situazione che impedisce loro addirittura l'ingresso in tribunale in questo momento e nei prossimi mesi. Gli effetti saranno gravi, saranno e sono gravi. A questi si aggiunge una crisi della professione che già era latente prima di questa evenienza così particolare. Lo dimostra il fatto che tra i 245.000 circa avvocati italiani, ben circa la metà ha chiesto questa provvidenza dei 600 euro mensili alla cassa forense. Sintomo insomma di un malessere che c'era e che ancor più ci sarà, purtroppo. Si può dire, avvocato, che la vostra professione è una professione destinata a cambiare nel futuro? Si lavorerà in maniera diversa? Certamente sì, il futuro richiederà inventiva, innovazione e tanto impegno. Jacopo, se ci sono altre curiosità, altre domande? Io avevo una curiosità, sì, effettivamente, per l'avvocato di Bartolomeo, perché chiaramente e giustamente ha detto dopo questo periodo di stasi ovviamente si è un po' accumulato il lavoro, vi porterete dietro un lavoro accumulato in questo periodo ovviamente in cui non era possibile lavorare. Però chiedo, poi effettivamente non ci sarà una velocizzazione neppure con accedendo a strumenti telematici? Spesso le parla veramente un profano, i rinvii, avvocati che devono stare da una parte e dall'altra, magari si tenta il rinvio, invece magari con la modalità telematica si fa un po' più veloce? Ma guardi, questo è vero in teoria, speriamo che diventi vero anche in pratica, ma intanto sono solo poche le udienze che si terranno in modalità di videoconferenza rispetto al totale, perché è difficile per esempio ipotizzarle con riguardo alla prova testimoniale, per esempio, all'audizione di testimoni, ma soprattutto il sistema della giustizia, per poter funzionare ad una velocità maggiore, richiede anche un supporto fondamentale che è quello del personale di cancelleria, per esempio, che dovrebbe esso pure supportare questa novità. E lì cominciamo ad avere i primi problemi, soprattutto in questo periodo in cui appunto il personale per ragioni sanitarie non è presente in ufficio nel numero normale. Il numero inoltre è anche sottodimensionato,
Quindi il problema non si risolverà con la videoconferenza, con l'udienza in videoconferenza. Immagino che non ci sarà questo effetto di trascinamento in velocità delle nuove tecnologie sul processo civile, ma sono pronto a ricredermi, guardi, con grande soddisfazione, ove mai. Noi ce l'auguriamo. Prima di salutarla e ringraziarla ovviamente per la grande disponibilità, io insomma vorrei che facesse un appello ai suoi colleghi, dai quelli magari che sono anagraficamente un po' più in là con l'età, a quelli più giovani che magari iniziano, che probabilmente di qualche consiglio avrebbero anche bisogno. Ma guardi, gli avvocati non hanno bisogno di consigli, sono quelli pagati per offrirli. E però io ho una grande fiducia negli avvocati, so che sono abituati a risolvere problemi e risolveranno anche questo.